Pronto? Casa Cecchi Paone? C'è Alessandro? Pinuccio sono. Ma creti? Alessandro Pinuccio sono. Uè, la velina, la velina! Ma ridi un po', Madonna! E che cosa? Dai, Alessandro, pure tu però, ti hai fatto tutto un casino con questa cosa di Antonio. E io ci ho parlato, quello non è omofobo, ma stiamo scherzando. È un buco ignorante! E scusa, ma pure tu, appena uno dice ah sì, a sfottere! Ma stiamo scherzando! E dai, il razzismo non è nelle parole, nei gesti, lo vuoi capire o no? Ho capito che tu, mono, stai facendo più televisione, vuoi fare il politico, appena esce una cosa devi subito metterti là. Però dai, non si fa così, non si fa così. Dai, pure tu, cioè le persone che non capiscono, che non. Non puoi andare subito ad accusarle, dai, anche perché, insomma, molte persone usano alcuni termini, ma mica perché sono omofobi, scusa, uno magari dice ricchione, ma non è perché lo dice perché è omofobo, perché fa parte spesso alcune volte del linguaggio, ma non perché uno vuole dire la cosa razzista. Alessandro, dai, non devi fare così, ti sei un poco. Sì, ti sei. È esagerato, è un po' che esagerato. Ho capito la visibilità, però scusa. Che poi pure tu, mo' quelli devono giocare a pallone. Hai detto che sei andata a letto con loro, con uno di loro. Non si fa così. Metti che uno non lo vuole dire, è la privacy, è scusa, non si fa così. A sfruttare l'onda non si fa, Alessandro, scusa. Ma mia suocera si è arrabbiata, scusa. Anche perché poi voglio dire, prima tu dicevi che eri contro le veline, e tu che cosa hai fatto, scusa? Insomma, a questo punto, se ci dobbiamo mettere tutti a giudicare, non si fa, non si fa. Capito? Memmira, poi uno non sa che cosa deve dire, come lo deve dire, che colore deve mettere, che è subito omofobo, omofobo. Devi stare un po' tranquillo. Se, ripeto, è nei gesti, non è nelle parole, non ti attaccare. Aspetta, che sta Sabino qua che ti vuole dire una cosa. Sabino, vuoi dire qualcosa, Alessandro? Alessandro, sei uno sfigato! Ti saluta, ti saluta. Mi raccomando, e stai un po' calmo, poi non ti preoccupare. Se vuoi fare il parlamentare ti piazzo io da qualche parte, però non esagerare e falli giocare a pallone, che quello è il gioco. Va bene? Tante cose veramente. Ciao bello, ciao.